Buonasera a tutti. Allora, procedo con l'appello. Zunino. Presente. Varlo. Presente. Mordeglia. Ass. Ruggero. Presente. Chierroni. Ass. Abate. Presente. Amenduni. Presente. Damele. Presente. Guastavino. Presente. Cappa. Presente. Rio. Presente. Beltrame. Presente. Delfino. Asse. Quindi contro assenti la seduta è validamente costituita. Bene, due o tre comunicazioni. La prima, come vedete al mio fianco c'è la dottoressa Isabella Cerigione, non c'è la dottoressa Boschi. Purtroppo la dottoressa Boschi la scorsa settimana ha avuto un malore in comune, che è stata poi ricoverata all'ospedale, adesso a casa, ma non credo, almeno dalle notizie che abbiamo, prima sembrava che fosse una cosa limitata, invece sembra che non sia così, perciò e noi gli facciamo, credo, tanti auguri, che si rimetta il più presto possibile, e ringrazio anche la dottoressa Cerisola che attualmente segretario di Cairo di Cogoleto, che ha accettato di sostituire la Boschi sia per quanto riguarda la giunta per il consiglio. Poi adesso vediamo prossimamente cosa succede dal punto di vista di come sta la Boschi, potrebbe essere una collaborazione continua ancora un po'. Va bene, certo. Tanto lei è una cedese, sappiatelo. Esatto. Per chi lo conosce, la figlia di Cerisola Bernardo, detto Franco, ingegnere, che ha la casa nella Rabezza, cioè nel senso che è una celese di adozione, sì, da questo punto di vista. Prima cosa. Seconda cosa, devo giustificare, e anche lui facciamo gli auguri, l'assessore Chierroni, che ha una fortissima influenza da sabato, che non può muoversi di casa con febbre molto alta, e facciamo adesso auguri. Devo anche giustificare l'assenza del vice sindaco, la Caterina Mordeglia, che mi ha chiamato prima, che sta scendendo da Sassello verso Celle, ma ha detto di giustificare perché probabilmente quando arriva noi abbiamo già finito, perché ha qualche problema nell'ambito della strada. L'ultima cosa che devo dire è Delfino per lavoro. È Delfino perché sta lavorando. Cioè, sono tutti giustificati gli assenti. L'altra cosa che dovevo dire è quella di, credo che sia da parte mia, credo all'amministrazione comunale, fare un grosso elogio e dei complimenti per gli operai comunali, perché nell'ultima nevicata non facile che noi abbiamo avuto hanno lavorato veramente intensi tutto il giorno, grazie a quel progetto obiettivo che era stato messo in piedi, e devo dire che è grazie a loro che comunque le strade, diciamo, frazionali sono state percorribili e gestite tutto l'arco della giornata, della neve, con la neve molto eccezionale, speriamo che, diciamo, le cose che domani non vengano uguali, e insieme agli operai comunali anche un grande elogio, diciamo, all'Associazione Protezione Civile, che quel giorno ci ha dato un aiuto non da poco, compreso il trasportalloni con il Pappanna 4x4, tutto quello che abbiamo potuto mettere in piedi. Ci auguriamo che domani non sia uguale, chiaramente, perché quella lì è stata veramente una nevicata, specialmente che ha colpito il Celle in modo particolare, tra tutti i comuni anche circonvicini, che è stata molto, molto brutta. Detto questo, perciò un elogio al lavoro degli operai comunali. Pratica numero uno è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Ci sono osservazioni e reclami? Nessuno? Di approvarsi la mano. La seconda è una mia comunicazione, e io comunico, sono a comunicare al Consiglio Comunale che è pervenuto all'amministrazione comunale il decreto del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, che stabilisce attribuzioni di contributi per la realizzazione e messa in sicurezza di scuola, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, previsto per gli enti con un numero di abitanti inferiore a 20.000, e ai sensi del tale decreto il Comune di Celle è beneficiario di un contributo pari a euro 70.000. Era una comunicazione obbligatoria proprio nel decreto. Il primo consiglio comunale utile c'era la comunicazione. Vedremo dopo nella variazione di bilancio, diciamo, che l'introitiamo all'interno del bilancio. La seconda è la solita.
e la comunicazione delle variazioni per i macro aggregati adottate con deliberazione della giunta comunale ai sensi dell'articolo 185,5 bis lettera e bis del DLGS 267/2000 successive modificazioni quarto trimestre 2018. La quarta pratica è lo schema triennale delle opere pubbliche che viene modificato in quanto dal CONI, e qui devo fare un applauso diciamo agli uffici comunali che sono sempre attenti a partecipare con le programmi dei pubblici inteso, sempre attenti a partecipare a ogni bando. Abbiamo ricevuto un contributo di 80.000 euro che riguarda il rifacimento del fondo del palazzetto dello sport e anche degli adeguamenti dal punto di vista elettrico, e poi verrà che è completato con un nostro cofinanziamento che era previsto di 20.000 euro e va nel piano triennale a modificare, a aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche che era quello che avevamo già approvato, perché si aggiungono i 100.000 euro che riguardano questo intervento sulla cultura sportiva. Ci sono interventi in merito? Sì, come al solito. Noi facciamo la solita dichiarazione di voto che facciamo su questo, ma su tutte le pratiche di bilancio, ossia essendo le variazioni di bilancio, espressione sintesi della politica della maggioranza, noi votiamo contro. Bene. Marco, allora chi approva diciamo il piano triennale dell'aggiornamento, vabbè, il piano triennale della Repubblica con l'aggiornamento, come ho detto prima, alzi la mano. Chi vota contro? 3. Allora, due contrari e un astenuto. Votiamo l'immediata esecutività. Tra i primi che ha voluto questo finanziamento, quindi. Okay. Votiamo l'immediata esecutività. Chi approva alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Perfetto. La variazione numero 1 al bilancio di previsione è nella realtà che vanno a bilancio tre contributi che abbiamo ottenuto. Uno dalla Regione Liguria, un contributo concesso di 22.853 euro per quanto riguarda la manutenzione ordinaria per la difesa del suolo che viene usata poi per la difesa degli arenili, questi sono gli introiti delle concessioni demaniali, i famosi 70.000 euro di cui ho parlato prima, di cui poi utilizzo sarà quello di messa in sicurezza dei bagni, della palestra, messa in sicurezza igienico-sanitaria, impiantistica dei bagni, dei servizi diciamo della palestra delle scuole elementari, che completa l'intervento definitivo sulla scuola. E 80.000 euro sono il contributo concesso che ho detto prima, che è quello che riguarda lo sport e che riguarda il palazzetto dello sport. All'interno ci sono poi diciamo i 20.000 euro di cofinanziamento diciamo da parte dell'amministrazione comunale. Ci sono interventi in merito? Nessuno? Chi approva alza la mano? Chi si astiene? Uno. Chi vota contro? Due. L'immediata esecutività. Chi approva alza la mano? Chi vota, chi si astiene, chi vota contro. Pratica numero 6, abbattimento pino pericoloso di via Cola proposta al Consiglio Comunale con il riconoscimento del debito. Diciamo, l'avete visto, uno dei pini di via Cola che sono tutti controllati con dei vetrini ha dato segnali del vetrino di cedimento verso la strada. Siamo dovuti intervenire immediatamente dalla mattina allo stesso giorno perché era molto preoccupante e pericoloso. Chiaramente abbiamo dovuto affidare direttamente a un'impresa, la prima che abbiamo trovato disponibile a me era nel periodo festivo, e questa sera l'abbiamo poi come giunta finanziato, questa sera riconosciamo il debito che è rimasto fuori bilancio, eravamo ancora nel bilancio 2018 e dove non avevamo chiaramente più disponibilità in merito, questa sera chiudiamo la partita diciamo riconoscendo il debito fuori bilancio per pagare nei termini previsti dalla norma diciamo la ditta che ha abbattuto questo pino estremamente pericoloso. Ci sono interventi in merito? Nessuno? Chi approva alzi la mano. Chi la approva? Allora, chi si astiene?
immediata esecutività che approva la sera mano, compreso 8, e chi si astiene 2. L'ultima pratica, piano delle eliminazioni e un aggiornamento del piano che è stato inserito nel DUP, nella realtà e altri interventi che non già previsti, che erano quelli della vendita dei posti auto sotto, diciamo, ancora nell'elevato ferroviario e dei 7 box ancora da vendere, diciamo, di via Avogadro, è stato inserito anche un piccolo reliquato di terreno, che devo dire non sapevamo nemmeno che era nostro, che nella zona di Terremin, che è stato deciso di allenare a il vicino, diciamo, la casa vicina che aveva bisogno per completare, nella realtà si sono accorti loro che eravamo proprietari noi di questo terreno perché è assolutamente ininfluente per noi questo pezzo di terreno, c'è una perizia, il costo, diciamo, del terreno è 1980 euro e che noi vendiamo a questi privati vicini che oltretutto è figlio di una, diciamo, di una successione, così chiudono l'area, diciamo, vicina alla loro casa. Ci sono interventi in merito? Nessuno. Chi approva alzi la mano. Chi si astiene? 1. Chi si approva? 2. E l'immediata esecutività, chi approva alzi la mano. Chi si astiene? 1. Chi vota contro? 2. Quindi ringraziamo, la giunta si fermi perché c'è ancora un po' di pratiche. Grazie.